una grande anticipazione nell'anteprima di questa settimana, The Last of Us, un gioco del genere avventura dinamica ambientato in un mondo post-apocalittico in esclusiva per PlayStation 3. Un grande capolavoro, vero Simon? Giustissimo, Giorgia. Il capolavoro Naughty Dog è l'esclusiva PlayStation 3 più importante dell'anno. Si tratta di un survival game in cui bisogna appunto sopravvivere gestendo al meglio le risorse che troveremo nell'ambiente di gioco. Ad esempio, le prime sequenze che vedono i tre protagonisti in fuga da Boston sono qualcosa di mai visto all'interno di questa generazione di console. E allora amici, speriamo che il 14 giugno, la data ufficiale dell'uscita di The Last of Us, arrivi in fretta in esclusiva per PlayStation 3. Noi intanto ci vediamo la nostra anteprima. Sin da quando abbiamo posato per la prima volta lo sguardo sui panorami corrotti di The Last of Us, abbiamo avuto la sincera convinzione che il nuovo titolo Naughty Dog sarebbe stato un capolavoro. Sostenuto da un guizzo creativo unico e particolare, The Last of Us ha dimostrato da subito carattere e personalità, una solida presenza artistica, un realismo crudo e brutale e un gameplay che supera la statica linearità degli action adventure moderni. Sono i tratti di quella che non stentiamo a definire la più importante esclusiva Sony per il 2013. Il gioco uscirà il prossimo 14 giugno, ovviamente solo su PlayStation 3. Il mondo è finito, l'umanità è piegata da un'epidemia che in appena 20 anni ha consumato ogni speranza di conservazione del genere umano. Una dopo l'altra le città sono cadute, si è disgregato il tessuto sociale e i sopravvissuti alla catastrofe aspettano la fine. Chi non è stato infettato dai Cordyceps resiste nelle zone di quarantena presidiate militarmente senza contatti con il mondo esterno. Oppure vive nella brutale anarchia dei territori devastati, in cui bande di sciacalli e banditi si uccidono per un po' di cibo e risorse. Joel, Tess e la giovane Ellie, che non ha ricordi di un mondo precedente decisamente più sano di quello che andrà ad incontrare, attraverseranno l'America in cerca di una speranza che sembra ormai vana. Un survival game ricchissimo di pathos, tensione e di un gameplay stratificato. Dal punto di vista ludico, le dinamiche sono molto concentrate sulla gestione delle risorse e sull'improvvisazione. Il giocatore ha a disposizione un certo numero di oggetti che deve utilizzare con attenzione per cavarsi d'impaccio. Pochi proiettili, mattoni e bottiglie raccolte da terra, stracci e qualche bottiglia di alcol, forbici e coltelli recuperati in giro e un po' di nastro isolante. Bisogna quindi pianificare bene come superare una zona pericolosa. A conferma che i ritmi di gioco sono molto particolari, Joel ha la possibilità di focalizzarsi sulle sue percezioni sensoriali, attivando con il dorsale destro la modalità Listen. I colori a schermo spariscono e la virata verso il bianco e nero sottolinea che Joel si sta concentrando per ascoltare quello che gli sta intorno. Grazie ad un level design che stuzzica continuamente il giocatore e ad un comparto grafico che supera i confini di PlayStation 3, The Last of Us è un titolo da prenotare senza riserve, in attesa dell'uscita definitiva.